Siamo in Alta Val Venosta. La Val Venosta è la valle alta in cui scorre l'Adige. Siamo quasi al lago di San Valentino da Mute e a Resia, e quindi al passo Resia che confina con l'Austria. Qui l'Adige è ancora un ruscello. Nella fattispecie è un ruscello estremamente rigoglioso, pieno d'acqua. Essendoci tantissima acqua e essendo costretti a pescare sottoriva, faremo una pesca un po' particolare. È quasi una pesca al tocco, ma nel nostro caso è una pesca spinning, a spinning con le gomme. Useremo praticamente le ultime nate di casa Tubertini, le Kizuri, le canne Kizuri, nella misura di 2,70 m per una potenza di 0,10 oppure 5,20. La Kizuri è una canna nata proprio per questa pesca, sia nel lago che nel torrente che nel fiume, cioè con un'esca di gomma presentata alla trota, la quale quando abbocca, grazie alla sensibilità della canna, sarà avvertita immediatamente dal pescatore. Ciò nonostante, una canna che si presta bene a questa pesca è anche l'iridium, tant'è vero che il nostro socio Andrea Ferro pescherà proprio con l'iridium, mentre Arno Herman pescherà con una Kizuri 2,40. Come mulinello utilizzeremo i Ryobi Slam, il top della gamma che Tubertini mette a disposizione dei pescatori, nelle misure 2000 e 3000. Per i silicone ci usiamo attaccato anche il moschettone col girellino, e usiamo il TB1001 come girellino del misura 14 e il TB4002 del 00 come moschettone, che si compra staccato ma facilmente si attacca uno all'altro per pescarci dopo insieme. Adesso abbiamo provato a montare un amo dell'SP01 con le palline di tungsteno davanti, SP01 distribuito da Tubertini, con un'esca siliconica, il Worm, sempre della Seika Tubertini, e proviamo a vedere se riusciamo a catturare una trota in questo piccolo Adige. Cerchiamo di farlo saltare un po', provando anche da un'altra. È una trota marmorata, marmorata pura razza. L'esca che ho adoperato è una soft bite che normalmente viene utilizzata per il bass, ma a quanto pare è gradita anche dalle trote.
Abbiamo provato questo posto perché è estremamente suggestivo e mi risulta che di trote ce ne siano parecchie, ma i risultati non sono stati quelli sperati. Abbiamo visto qualche trota che rincorreva l'esca, ne abbiamo prese un paio, per cui a questo punto cambieremo posto, andiamo un po' più in giù, saremo in centro alla città di Glorenza, una bellissima città medievale. Il posto è meno suggestivo di questo, ma io spero che sia più ricco di pesci. Le trote sotto riva, ci è venuta appena fuori una e proviamo a farla rimangiare. Una marmorata, un po' piccola, ma oggi non è giornata delle migliori, ma almeno l'abbiamo vista. Abbiamo attaccato una, credo una marmorata, non è grandissima. Ecco che l'abbiamo tolta, una bella marmorata pura. È stata ingannata dal nostro silicone di color bianco, la rilasciamo. Bella marmoratina, un po' grigia di questa stagione perché l'acqua c'è grigia, però non poteva resistere all'esca della Tubettini. Adesso la mogliamo.
silicone con la testina arancione. Abbiamo terminato sta sessione di pesca in Alta Valvenosta sul fiume Adige. Non è andata come ci aspettavamo, ma comunque qualche pesce è uscito dall'acqua ugualmente. Le condizioni non erano ottimali. Nella parte più alta tantissima corrente e pochissimi luoghi dove poter lanciare l'esca. E nella parte più bassa tantissima acqua e è problematica la cattura dei pesci dal muro. Ad ogni buon conto, Luciano Innocenti, Herman Arno e Andrea Ferro vi salutano e alla prossima pescata. Alla prossima. Alla prossima, ciao.